Benvenuti in questo nuovo video tutorial nel quale vi voglio brevemente presentare cosa sono le web apps integrate con Unity. Allora, web apps dal nome richiama il web e le applicazioni, e in effetti il concetto che sta alla base di questo nome è proprio quello di usare dei servizi web, degli applicativi che normalmente usiamo nel browser web, di usarli come fossero delle applicazioni installate localmente sul PC. Ecco, l'obiettivo finale è proprio questo delle web apps, di rendere sempre più sottile il confine fra ciò che si utilizza nel navigatore web e ciò che si utilizza localmente sul proprio PC. Ecco. Questo, le web apps, quindi sono l'ultima diciamo trovata tecnologica in ordine di tempo che è stata implementata, o meglio, si è iniziata l'implementazione da parte di Canonical in Ubuntu. Mettiamo subito in chiaro che Web Apps non è un'invenzione di Canonical per Ubuntu, ma come principio esistono già da tempo. È possibile già ora e già prima dell'entrata in scena delle web apps specifiche per Ubuntu e Unity, è già possibile con i browser sia con Firefox che con Chrome barra Chromium, è già possibile crearsi delle icone d'avvio di specifici siti, di specifici servizi web, in modo che con un semplice doppio clic si acceda direttamente a questi servizi senza dover aprire il browser, i preferiti o i segnalibri, a dipendenza del browser, come vengono chiamati appunto i link che noi ci salviamo man mano che navighiamo. Ecco, quindi in realtà come principio tecnico sono già stati implementati in precedenza. Quanto si propone Canonical però è un passo ulteriore, e specificatamente dunque per il suo interfaccia grafica Unity è che cosa? È di portare all'estremo l'integrazione con Unity e quindi proprio eliminare totalmente il confine fra web e applicativo e programma installato localmente sul PC. Questo è l'obiettivo finale, che naturalmente ad oggi, allo stato attuale, non è ancora completamente raggiunto, ovviamente, perché siamo proprio agli albori di questa implementazione. Ecco. Comunque lo scopo finale, come dico qui, è chiaro: arrivare ad usare un'applicazione web che non si distingua più dall'applicazione locale e che sfrutti, ovviamente, nel caso specifico di Canonical con Ubuntu, tutte le componenti di Unity, esattamente come può fare un'applicazione locale, ovvero i vari messaggi, gli avvisi, le notifiche, le ricerche con la dash, l'integrazione dei menu applicativi con HUD, le quick list nel launcher, con le icone del launcher, eccetera, un po' tutto, insomma, quello che normalmente è possibile fare con un applicativo che viene installato con un pacchetto proprio localmente sul vostro PC. Ecco, dicevo che allo stato attuale, e questo è molto importante, la tecnica delle web apps è solo un'anteprima, proprio viene chiamata proprio preview, è veramente un'anteprima che si può installare e provare, ma è decisamente instabile e con parecchi bug, cioè con parecchi problemi. Quindi io vi mostro un po' così a che stato è attualmente questa anteprima in questo video, ma non consiglio a nessuno di installarla per evitare problemi di stabilità al vostro PC e problemi vari. Se va benissimo il vostro PC, non è necessario allo stato attuale che andiate ad installare i programmi che gestiscono queste web apps. Magari per pura curiosità, poi magari dovete rinunciare alla stabilità del vostro PC. Non fatelo. Ovviamente, non è una ricetta
medica, nessuno ha l'obbligo di non farlo, come nessuno ha l'obbligo di farlo, e dico che per gli utenti magari più smaliziati e curiosi è possibile ovviamente provarci esattamente come l'ho fatto io, però il rischio è vostro, eh? Se sul vostro PC succedono disastri sappiate che io vi ho avvisato. Allora, spiegato un po' di cosa si tratta la Web Apps, il doveroso avviso, bello messo in evidenza in giallino, e se a questo punto decidete di seguire i miei passi, andiamo all'installazione. Se decidete di non seguire i miei passi, comunque potete seguire il resto del video che vi mostro un po' dove appaiono queste web apps, dove fanno superficie e dove si mostra la loro presenza. Vabbè, l'installazione brevemente, perché chi vuole seguire i miei passi deve essere già qualcuno che conosce cosa sta facendo, quindi non andiamo troppo nei dettagli. Come sempre, con le cose nuove è necessario usare un PPA, quindi un repository personalizzato. Nel nostro caso specifico è questo. Vedete, launchpad.net web apps, quindi specifico per le web apps, e poi vedete la parola chiave preview, quindi addirittura gli sviluppatori di Canonical stessi hanno chiamato questo PPA che ho qui aperto dietro in Chrome, lo vedete qui, l'hanno chiamato proprio chiaramente web apps slash barra preview, quindi è un'anteprima della tecnologia. Ecco, questo è già il segnale che non è una tecnologia consolidata né già a maturità, arrivata a maturità, ma anzi proprio il contrario. È possibile provarlo se si è installato o già la futura Ubuntu che uscirà in ottobre o quella a lungo termine di supporto, quella attuale, ufficiale, rilascio Precise Pangolin 12.04. Versioni precedenti, con versioni precedenti di Ubuntu non è possibile provare queste web apps. Quindi minimo Ubuntu 12.04, quello rilasciato in aprile. Allora, installazione. Qui, prima particolarità. Io sono uno di quegli utenti che non usa Firefox e non ha più installato sul suo sistema Firefox, ma uso solo Chromium. Dico particolarità perché in realtà, essendo Firefox il browser predefinito di Ubuntu, tuttora e tutt'oggi quello predefinito, diciamo che l'installazione è, tra virgolette, favorita per questo browser da un metapacchetto che è Unity Web Apps Preview, quindi basta selezionare e installare in Ubuntu Software Center Unity Web Apps Preview e tutto quanto è necessario per far funzionare le web apps incentrate su Firefox verrà installato. Io non devo, e chi come me nella mia situazione non deve usare questo metapacchetto perché si trascina dietro l'installazione anche di Firefox che a me non serve. Io voglio solo usare le web apps con Chromium, quindi non posso sfruttare, diciamo così, questo pacchetto, metapacchetto confortevole, ma devo installarmi i pacchetti necessari separatamente ad uno, oddio, si installano in blocco ovviamente, però devo scegliermeli a uno. Per quanto riguarda specificatamente le esigenze del mio sistema, cosa ho dovuto fare? Dunque, una volta aggiunto questo PPA, si verificano gli aggiornamenti di sistema e si comincia a installare quanto viene segnalato come da aggiornare, perché ci sono dei pacchetti già esistenti sul vostro sistema che vengono portati a una versione particolare per funzionare con le web apps e quindi qualcosa già vi installa, vi aggiorna il sistema semplicemente aggiungendo il PPA. Poi, per quanto mi riguarda, ripeto, ho dovuto installare alcuni pacchetti aggiuntivi che non si installano da soli, ovviamente, non potendo sfruttare questo metapacchetto, quindi devo andare a installarli successivamente. Ecco. Io ho collegamenti con Facebook, Twitter, Flickr, identiche, eccetera, eccetera. Naturalmente, per quanto vi riguarda, se volete seguire questa strada, installate ovviamente solo ciò che vi serve. Se non avete, per esempio, Facebook, ovviamente non vi serve installare il plugin di Facebook, eccetera. Quindi io qui elenco e vi lascerò nel commento di questo video i pacchetti
che bisogna installare, ma ovviamente per una parte di essi dipende da ciò che usate voi. Diciamo che per quanto riguarda questo gruppo, ecco, da Twitter, Identica, Flickr e Facebook, e mettiamoci anche Google, sono personali, chi le usa e chi non le usa. Idem per quest'altro gruppo di pacchetti di Gwibber. Ovviamente Gwibber sapete che è il programma qua, social network, programma che raggruppa, che permette con un'interfaccia unica di visualizzare i post di Facebook, di Identica, di Twitter, eccetera, e va parallelamente con l'account plugin qua sopra. Quindi questi pacchetti sono da installare a dipendenza di ciò che voi usate, rispettivamente da tralasciare se non li usate, ecco, parallelamente Gwibber. Mentre gli altri sono da installare per tutti, ecco questi da qua in avanti, se usate anche voi Chromium come me, dovete installare forzatamente tutti questi pacchetti. Questi ci vogliono. Ecco, forse c'è ancora il plugin di Google, che se non usate prodotti Google, anche se sembrerebbe piuttosto raro che qualcuno al giorno d'oggi non usi almeno qualcosa di Google, comunque forse questo è ancora opzionale, ma tutto il resto ci vuole. Ecco, una volta che avete dunque aggiornato il vostro sistema dopo l'installazione del PPA, una volta che avete selezionato questi pacchetti e installate anche questi, siete pronti per usare le web apps sulla vostra Ubuntu. Al termine dell'installazione, però, attenzione, non sono subito attive le web apps, ma dovete o riavviare il sistema, che magari è la cosa migliore per resettare tutto, o perlomeno, a quanto ho letto, io non l'ho fatto così, ho riavviato, ma a quanto ho letto dovrebbe essere sufficiente anche terminare la sessione, cioè uscire dalla sessione, rientrare, usare password per attivare il tutto. Comunque io ho riavviato, ecco, questo l'ho solo letto, può essere che sia corretto anche solo questo. Se volete provate voi. Ecco, nelle impostazioni di sistema, dopo tutte queste installazioni, nelle impostazioni di sistema che andiamo a vedere, che ho già aperto qua, si è aggiunta una nuova icona che è la gestione degli account online. Ecco, se clicchiamo questa icona, vedete che io ho già impostato i miei vari account, e questo è, scusate, una funzionalità che deriva da GNOME, comunque non è specifica o non è stata creata da Canonical per Ubuntu e basta, ma questa esiste per tutto GNOME, quindi sapete che Ubuntu di base ha GNOME dietro, e in effetti c'è anche questa funzione nel GNOME più avanti, cioè spero di spiegarmi bene, cioè Ubuntu 12.04 ha una certa versione di GNOME che per difetto non aveva ancora installato questa opzione, questa gestione degli account online. È con il GNOME di versione successiva, appena successiva, che è entrato nella dotazione standard questo strumento. Però per l'ecosistema delle web apps, diciamo così, era necessario comunque avere a disposizione anche questo strumento, e anche in Ubuntu 12.04, grazie al PPA delle web apps, è apparsa questa icona. Cosa fa questa icona? A dipendenza, ecco, a dipendenza di questi plugin qua, vedete, account plugin Google, Facebook, Flickr, Identica, Twitter, eccetera, eccetera, è possibile connettersi direttamente ai propri account esistenti di social network o di strumenti Google. Una volta impostato l'accesso, per esempio, a Facebook con questo strumento, questo accesso viene memorizzato da qualche parte nel sistema, ovviamente protetto, e ad ogni reboot del PC non è più necessario rifare l'accesso a Twitter o Facebook o Google, eccetera, eccetera, ma questo si accede già al momento del riavvio del PC. Una volta che il PC è avviato, qui ci troviamo già connessi, vedete qui attivo, on. Si può anche inibire, temporaneamente spegnere uno di questi accessi, vedete che c'è l'interruttore on-off, qui sono tutti on nel mio caso, quindi tutti accesi e tutti attivi. A Google sono già connesso, eccetera, eccetera.
Qui nel pannello a destra vedete che per ogni applicativo allo stato attuale ci sono degli applicativi, dei programmi installati localmente sul vostro PC che sono compatibili con quel tal servizio. Per esempio, Facebook è compatibile sia con Shotwell, il gestore di immagini, di fotografie, sia con Gwibber. Cosa vuol dire compatibili? Che questa connessione di Facebook attraverso gli online accounts viene sfruttata, può essere sfruttata da Shotwell per pubblicare foto direttamente su Facebook, così come da Gwibber per mostrarci i post, cioè gli articoli, le notizie pubblicate su Facebook, naturalmente per i nostri amici con i quali siamo in contatto. Uguale per Twitter. Vedete, Twitter non è compatibile con Shotwell perché da Shotwell non si può pubblicare una foto direttamente su Twitter, ma Twitter stesso è compatibile con Gwibber, quindi anche lui, aprendo Gwibber, vedremo i post, le notizie che vengono pubblicate su Twitter da chi noi seguiamo, ecco. Rispettivamente anche le nostre notizie, se noi pubblichiamo qualcosa su Twitter. Gwibber attraverso questo connessione ci permette di elencare i post. E così per tutti gli altri, identica uguale, Flickr uguale e gli strumenti Google in generale, cioè qui c'è una voce Google che vale per i mail, per i docs, eccetera, eccetera. Vedete che lo stato attuale Google è pure compatibile con Shotwell, presumo, per pubblicare foto su Google Plus o Picasa, se viene ancora chiamato così, ecco. Quindi questa è un'aggiunta alla dotazione standard che ha Ubuntu 12.04. Ecco, nella futura Ubuntu che uscirà a ottobre, la 12.10, probabilmente gli online accounts sono già presenti grazie a GNOME, però per Ubuntu 12.04 è una novità, un'icona in più nelle impostazioni di sistema. Una volta fatto queste impostazioni, quindi fatta anche le connessioni che vengono memorizzate, quindi restano attive, possiamo passare a vedere brevemente cosa sono queste web apps, in cosa consistono allo stato attuale queste web apps. Allora, stiamo parlando di applicazioni basate, di servizi basati sul web. E ecco che quindi tutto questa storia, questo ambiente web apps vive, viene gestito nel browser. Quindi io ho aperto il nostro Chromium e aprendo il tutto si basa su un'estensione per Chromium, che ecco questa non l'ho ancora aperta, ma ve la posso mostrare. Un paio di estensioni, però quella significativa è questa: Unity Web Apps Chromium Extensions. Questa viene installata dal PPA Web Apps automaticamente. Non si va a prenderla sul Chromium, sul Chrome Web Store, cioè sullo store delle estensioni di Chromium Google, ma è il PPA di Canonical che installa queste paio di estensioni che gestiscono il tutto, di cui questa è la Web Apps Chromium Extension. Cosa fa questa Web Apps, questa estensione? Ad ogni sito che è compatibile con le Web Apps, che già ora allo stato attuale è compatibile con le Web Apps, quando viene intercettato un URL, un indirizzo internet di questo sito, fa apparire questa estensione un banner, come lo dico qui, ecco, un banner con la richiesta di integrazione desktop. E il banner, per esempio, lo vediamo qui, ecco, Launchpad, che è la piattaforma collaborativa di Canonical per tutti gli sviluppatori di Ubuntu e dintorni, è uno di questi siti compatibili già ora con le web apps. Vedete che l'URL è https launchpad.net, eccetera, quello che è. Comunque l'estensione che vi ho mostrato poc'anzi intercetta che questo è un URL compatibile con le web apps e fa apparire questo banner. Vedete qui, freccettina, banner qua con le sue opzioni e con una frase che attualmente è solo in inglese, vabbè, dice. E qui cosa dice? Tutto sommato, riassumendo, per un accesso più semplice, più facile a Launchpad, quindi qui viene ripreso il nome del sito, e per avere ulteriori funzionalità, per
potete installare come un'applicazione separata che non necessita del browser. Questo può essere una frase fuorviante, in realtà il browser dietro ci deve sempre essere con le web apps. Non è che le web apps improvvisamente vivono localmente senza aver bisogno di Chromium o di Firefox. In realtà dietro, ovviamente, il motore Chromium o Firefox c'è sempre. È che queste web apps appariranno per conto loro meglio integrate in Unity, ma sempre dietro con il browser che le fa funzionare, ovviamente. Quindi è una frase un po' fuorviante. Non necessariamente necessita del browser, nel senso che non devi aprire prima Chromium e poi andare al link Launchpad, ma avrai un'icona specifica che lancia direttamente, che fa partire Launchpad. Ecco, poi c'è la domanda: vuoi installare adesso o no questa web app? E tu puoi rispondere no, non mi interessa per questo sito, oppure yes. Premendo yes, vediamo cosa succede. Lo faccio premendo yes. Succede questo, vedete? Nel launcher appare immediatamente un'icona. Un'icona con il simbolo di Launchpad in questo caso. Ecco, questa icona è quella che permette di lanciare poi Launchpad direttamente senza aver necessariamente aperto il browser prima. Ecco, questo praticamente è finita qua come lavoro da fare, come attività da fare per crearsi una cosiddetta web app. Ecco, ho detto che ha molti problemi e bug allo stato attuale la web app, uno dei quali è che, per esempio, queste icone, vedete, sono segnalate. Io ne ho create tre a questo punto di web app. Una Launchpad, che l'ho fatta assieme a voi adesso, avevo creato quella del Google Calendar, calendario, e quella del Google Reader, le avevo già create. Però vedete che se io clicco su questa icona non mi viene in sovraimpressione, non mi appare la finestra. E a dire la verità, anche qui dovrebbero apparire tutte queste icone separatamente, come fossero veramente applicative, ma non appaiono, sono tutte raggruppate sotto Chromium. Comunque, questo è un difetto naturalmente, perché lo scopo è proprio di creare applicativi separati, quindi ci deve essere anche l'icona separata, ma non è il caso attualmente. Questo è un difetto, insomma. Sto registrando il video adesso allo stato attuale, vedete confermato che ci sono ancora dei difetti di gioventù, e come che ci sono. Ecco, comunque, a parte questo, vedete qui l'icona creata, e a questo punto Launchpad, così come il Google Calendar, così come il Google Reader, può essere lanciato separatamente e si integra, dove è il caso naturalmente, anche con il resto, con le notifiche o con il menu dei messaggi. Nel caso specifico, adesso non so se Launchpad è previsto un'integrazione in un qualche modo perché l'ho appena creata, ma il Google Reader, che è qualche giorno che l'ho creata e ve la posso anche mostrare, quando si avvia una finestra per conto suo, prima di tutto. Poi ci può essere, a dipendenza dell'applicativo, una quick list basata sull'icona, sulla specifica icona. Ecco, Google Reader proprio non è un grande esempio, perché vedete che mi permette solo di aprire una nuova finestra e basta. Ma se io aprissi il calendario, per esempio, qui altro difetto: l'icona del calendario non mi apre subito il calendario, ma devo ulteriormente aprirlo io. Ecco, il calendario, una volta aperto, vedete che per esempio nella quick list c'è la possibilità di creare un nuovo evento direttamente da qui. Quindi cominciate a capire un po' l'integrazione delle web apps col sistema sul PC locale. Quindi tasto destro, posso creare direttamente un evento avendo attivata la mia web app calendario. Altre integrazioni non mi sembra col calendario, ma ecco il Google Reader, quick list, niente. Ma attenzione, dov'è qua Google Reader? Oh, ecco, sono già qua. Google Reader si integra con il sistema dei messaggi. Vedete qui Google Reader mi dice, per le varie iscrizioni che io ho, se ho dei articoli non letti. E anche questo, come potete confrontare facilmente fra questa situazione
nel menu dei messaggi e quanto ho qui a sinistra nel mio albero degli articoli non letti, vedete che lo stato attuale non è che rappresenti a 1 a 1. C'è ancora qualche difetto di aggiornamento e ogni tanto cambiano queste voci nel menu dei messaggi e viene aggiornato ogni 5 minuti o quello che è. Comunque vedete che anche qui altra dimostrazione che la tecnologia è giovane e piena di problemi, vedete che non è che mi sta presentando esattamente la mia situazione, ma solo parzialmente. Comunque solo per mostrarvi che Google Reader, per esempio, è una web apps che incomincia a integrarsi con il menu dei messaggi qua. Così come appunto il calendario con una quick list mi permette di creare direttamente un nuovo evento. Launchpad, ecco, non so, appunto ripeto, avendolo appena creato, non so come si integri e se ha qualche particolarità, magari al momento non ne ha, o magari se ho, che ne so, aperto un bug, se ci sono degli aggiornamenti, magari mi avvisa qui, non lo so. Comunque, ecco, avete visto che in sé. Una volta installato le web apps non sono niente di complesso né da impostare né da utilizzare, sono semplicemente delle icone separate come fossero degli applicativi separati. Ecco, per concludere vi posso dire ancora che allo stato attuale, almeno sul mio sistema, sul mio PC, ho visto che di siti già compatibili e intercettati ci sono Gmail, Calendar che l'abbiamo visto, Reader che l'abbiamo visto, YouTube che non l'ho ancora integrato, Launchpad, Canonical che è quello che abbiamo fatto assieme qua, Twitter e Facebook, mentre non funzionano ancora, anche se sono dichiarate come funzionanti, LinkedIn e Google Drive. In realtà Google viene dichiarato come funzionale Google Docs, ma se voi avete attivato Drive, l'URL, l'indirizzo internet di Google Docs viene trasformato in Google Drive e questo non viene intercettato. Questo è lo stato attuale. Se volete ulteriori dettagli nella descrizione delle web apps direttamente dal team di Canonical, potete andare a questo link che vi lascio in descrizione. Ecco, non vado più in là, non vado più in dettaglio, non vi mostro niente di più perché appunto siamo veramente a uno stadio primordiale e avete visto che ci sono parecchi problemi anche a mostrarvi le cose che dovrebbero funzionare. Comunque il principio c'è, qualcosa funziona, magari non è perfetto, però almeno sul mio sistema riesco a farli funzionare. Vi ringrazio come sempre per l'attenzione, un saluto e alla prossima.